via, che madre! Lei sa bene che Silvia non aveva più voluto da allora considerarla come madre, e con ragione! Oh, senta, io la prego! Chi è lei? Questo è mio figlio! Lascia, lascia che parli io! No, aspetta, dirò io a questo signore che per mio conto io non volevo venire e non sarei venuto. E avreste fatto bene. No, bene, benissimo. E l'ho detto io stesso a mia madre, ma ciò non toglie... Che voi dobbiate parlare a me così. Senza neanche saper che cosa. Già, che cosa io sia venuta a fare qui per mia nipote. Io non credo che mia figlia possa avere un sentimento diverso dal mio per ciò che riguarda la memoria di sua madre e il rispetto che le si deve. Sì, sì, mi prego 2 minuti. Eccola qua. Eccola qua! Figlia mia, come sei bella! Scusi, lei? Sono la tua nonna, figliuola mia! La nonna? Come? Ho anche una nonna? No, no, Paolo! Come no? La madre della tua mamma! Questo non potete negare! Ma non mi obbligate a dire ciò che mia figlia del resto sa bene! Ah, lei già! Tu capisci, Palma, che se tua madre fosse qua... Sì, ma non so, che vuoi fare adesso? Dice che ho fatto male a venire! Malissimo! Ma no, non mi pare che sia più il caso di pensare ormai... No? Come? Ecco, sì, è vero, figliuola mia! Di pensare a tua madre? Ma sì, la mamma va bene. Ma per carità, ora che sto per andar via... Ecco già, sposa! Non ha più dunque neanche il diritto d'opporsi lui. Ma io non m'oppongo in nome di un diritto. E potete forse impedirmi di avere le mie intenzioni su mia nipote? Ah, è troppo, via. No, per carità, non turbarti vestita così. Devo andare a rivestirmi per partire. Forse eccedo. Eccedi, sì, proprio. Ah, ma se Dio vuole, basta. Mi dispiace che per causa mia... No, no, ci vuole un po' di misura, Dio benedetto. Era dopotutto una graziosa sorpresa trovar così d'improvviso una nonna sulla soglia. Ah, come sei bella, come sei cara! Da, da, Carletto. Che cosa? T'avevo portato anche un piccolo regaluccio. Ma vedi, anche il regaluccio? E su, su, Carletto! Questo è l'altro mio figlio. Ah, piacere. E che sarebbe, sì, un fratellastro della tua povera mamma. Ah, un quasi zio, allora. Già, ecco, un quasi zio, veramente felice. Ecco, mamma. Prendi, figliuola mia. Oh, bello, bello. Ne avrai avuto di ben altri. Con gli auguri d'ogni felicità. Sì, cara, di quella felicità che ti meriti. E poi penserò a fare ancora dell'altro per te. Tuo nonno, Bernardo Agliani, restituì a costei tutti i suoi denari, anche quelli della dote che appartenevano a tua madre. E tua madre ne fu felicissima e preferì, rimasta orfana, guadagnarsi il pane insegnando. Ma fai, prendi pure, turbo la tua festa. E non ho più neanche il diritto di parlare, come ti ha detto la signora. Che cos'è? Niente, una bella sorpresa. Guarda, Flavio. Ma come, ancora così? Ho trovato una nonna poi in anticamera. Una nonna? Oh, bella. Ma signora? Sua madre? No, per fortuna. E anche, aspetta qua... Scusi, il suo nome? Clarino. Ma che storia è questa? Palma. Ecco, il signor Clarino, figlio della nonna, quasi zio. Nonna Clarino, dunque. Vedova? Sì, 2 volte, carina. E dunque via. Come vedi, non c'è proprio bisogno di ricordare Bernardo Agliani, la mamma. E si può prendere la cosa così, leggermente. E anche allegramente, Flavio, quando si sta per andar via. Ma sì, per me figurati. Ecco già, come dicevo io. Potevo non volerlo anche per te, mentre ti stacchi da questa casa. Ma no, basta. Che cos'è, amico mio? Mi spiegherai poi. Ma sì, è da ridere veramente. Una nonna in ottimo stato di conservazione. Impagabile. Dovresti scritturarla per la vostra casa cinematografica. Ti spiegherò poi. Ma bisogna, cara, che tu ti sbrighi. Sì, ecco, subito. Ma portateveli di là. Fate la proposta anche al figlio. Ecco, vi presento alla nonna. Il marchese Flavio Gualdi, mio marito. Il conte Veniero Bongiani. Il signor Carlo, è vero? Carletto, sì. Zio Carletto. Non credevo proprio che dovesse toccarmi di fare questa parte in abito da sposa. Con permesso, vado subito a levarmelo. Voi andate di là. Cara! Ah, sono proprio felice. Prego. Prego? Ah, non permetto, prego. È giusto, lei è quasi di casa.